Buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti alla lettura delle avventure di Cipollino. Oggi siamo al capitolo 14 e voi sapete già, all'inizio vi spiego alcune parole difficili in italiano, poi vi leggo il capitolo e alla fine del capitolo troverete la traduzione in tedesco di queste parole un po' più difficili. Cominciamo con la parola narrare. Narrare vuol dire raccontare. L'esina è un attrezzo da calzolaio. Quelli che lavorano con le scarpe, che fanno le scarpe, hanno bisogno di attrezzi particolari e questo è uno di essi, l'esina. Seccamente, duramente. Se io dico una cosa, un no secco, vuol dire che do una negazione molto dura. Sorgenti luminose. Le sorgenti luminose sono il punto in cui parte una luce. Buon pro gli faccia è un augurio, è un modo di dire. Solitamente si usa in modo ironico per dire, per augurare che le cose vadano bene, ma quando sappiamo che invece la cosa non è una cosa buona. Buon pro gli faccia. In un baleno vuol dire velocemente, molto molto, in maniera molto molto veloce. Schiaffi sono dei colpi sulla guancia. Accomiatarsi vuol dire andare via, salutare qualcuno per andare via. Botola, la botola è un buco nel pavimento per andare sotto, nel sotterraneo. Unghie sono la parte delle dita della mano o dei piedi coperte da cheratina, quella parte che si taglia. Rassegnarsi vuol dire cedere. Cappio è un nodo con una corda. Sorso è la quantità di liquido che possiamo prendere in bocca per bere. Laccio è un pezzo di corda o di tessuto per legare. Per esempio, i lacci delle scarpe sono quei pezzi di tessuto che servono per legare le scarpe. Questi erano i vocaboli del capitolo 14 e adesso vi leggo il capitolo che si intitola Sor Pisello viene impiccato, ma in paradiso non è arrivato. In mezzo alla piazza del villaggio fu alzata una bella forca con la sua brava botola che si apriva quando il boia schiacciava il bottone e quando il boia schiacciava il bottone il sorpisello cadeva nella buca e ci restava finché era morto. Quando lo andarono a chiamare per impiccarlo il sorpisello fece di tutto per guadagnare tempo. Prima disse che non si era ancora fatto la barba, poi volle lavarsi la testa. Poi trovò che gli erano cresciute troppo le unghie e disse che le voleva tagliare. Il boia protestava perché si perdeva tempo, ma il desiderio di un condannato a morte è sacro e così bisognò cercare un paio di forbicine. Il sorpisello ci mise 2 ore a tagliarsi le unghie delle mani e dei piedi, ma alla fine dovette rassegnarsi a partire. Mentre saliva i gradini della forca, gli venne una grande paura. Doveva morire, così piccolo, così grasso, così verde, con la testa lavata e le unghie tagliate, e doveva morire. Difatti cominciarono a rullare i tamburi. Il boia mise il cappio al collo dell'avvocato, contò fino a 13 perché era superstizioso, poi schiacciò il bottone. La botola si aprì, il sorpisello precipitò nel buio pensando: stavolta sono morto davvero, sento già le voci del paradiso. Una delle voci diceva: «Tagli lei, signor Cipollino, con questa luce io ci vedo troppo poco». Qualcuno tagliò il laccio che stringeva il collo del sorpisello e la voce disse di nuovo: «Gli dia un sorso di questo ottimo sciroppo di patate. Noi talpe non andiamo mai in giro senza la nostra bottiglietta di medicinale». Cosa diavolo era successo?
Ecco, e adesso la traduzione delle parole. Narrare, erzählen. Lesina, Schusterale. Seccamente, Hart. Sorgenti luminose, Lichtquellen. Buon pro gli faccia, Wohlbekomms. In un baleno, sehr schnell, blitzschnell. Schiaffi, Ohrfeigen. Accomiatarsi, sich verabschieden. Grazie mille per l'ascolto e vi do appuntamento alla lettura del prossimo capitolo, la prossima settimana. Grazie a tutti e a risentirci. Ciao ciao da Luisa.